pulsante della cultura di una città. E noi veramente con questo progetto, io leggo perché, e di questo devo ringraziare tutti i docenti della nostra scuola, della secondaria di primo grado, in particolare il Dipartimento di Lettere, ma tutti i docenti, il Dipartimento di Arte e tutti gli altri docenti e gli studenti che sono qui straordinari, siete i protagonisti di questa bellissima esperienza. È un progetto importantissimo, è un'iniziativa veramente bella, importante, è un'iniziativa dell'Associazione Editori, pertanto la nostra scuola ha scelto come partner, si è gemellata con due librerie di Cerignola, la libreria Biblios di Daniela Tattoli e l'Albero dei Fichi, e domani ci sarà un altro evento. Poco fa, parlando con Sara Giorgione, che dopo veramente straordinaria, ve la raccomando, ha detto una cosa bella. Ha detto com'è cambiata la scuola rispetto a quando andavo io a scuola. È vero, mi diceva, il vizio della lettura non c'era e adesso c'è. È vero, siamo tutti pronti, tutti motivati, tutti molto sensibili e molto anche predisposti per far sì che i nostri ragazzi si avvicinino alla lettura, al profumo dei libri, della carta stampata. È vero, il telefonino è importante, il PC, ma io mi faccio sentire anche senza. Però è pur vero che il profumo di un libro è qualcosa di straordinariamente bello da coltivare. Quindi coltiviamo il fiore della lettura. Vedete tutti quei meravigliosi